Vedete, è arrivato il traghetto che è partito con ritardo alle 15 da Pozzuoli, appena sbarcato a Ischia, grande dispiego di forze dell'ordine e volontari, c'è la Polizia Municipale, c'è la Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Carabinieri, c'è la Guardia Costiera, ci sono un passo più indietro anche Carabinieri e Polizia. Ci saranno i controlli per persone e automezzi, come vedremo tra pochissimo. La paura del primo giorno di riapertura è sempre quella di farsi cogliere impreparati rispetto a flussi di persone che sbarcano senza alcun controllo ed è un po' quello che è successo a Capri nella mattinata di lunedì. Secondo quanto raccontato da Repubblica Napoli, sull'isola sono sbarcate 484 persone nelle prime ore del mattino. Il sindaco di Capri, Lembo, ha inviato una dura nota al presidente De Luca parlando di piano orario adottato senza alcun confronto e di sicurezza e ordine pubblico completamente sfuggiti di mano. Niente di tutto ciò è successo invece ad Ischia, dove ugualmente gli ancora insufficienti collegamenti marittimi non adeguatamente distribuiti potevano creare problemi e invece, nonostante i ritardi dovuti ai controlli sui porti che hanno portato due navi a sbarcare praticamente in contemporanea, Ischia si è fatta trovare pronta anche nel momento clou della giornata. I numeri parlano chiaro, siamo oltre i 1.000 arrivi e altrettante partenze. Praticamente il doppio di lunedì scorso, quando gli arrivi e le partenze si assestavano intorno alle 600 unità in occasione dell'inizio della fase 2. Con il turismo fermo, siamo ovviamente ben al di sotto della media di maggio 2019, in cui gli arrivi e le partenze si aggiravano intorno alle 4.500-5.000 persone. I flussi sono destinati a crescere e bisognerà rivedere il piano orario. La Capitaneria di Porto ha già relazionato in merito alla regione. Al momento, comunque, oltre ai pendolari, sono rientrati ischitani che erano fuori da tempo e qualche proprietario di seconde case. Fatto sta che un buon alla prima sulla macchina dei controlli isolani ci sta tutto, nonostante i controlli veri debbano esserci sui porti di partenza e quindi tra Napoli e Pozzuoli a cura dell'ASL e della regione. Oggi soltanto controllo della temperatura e autocertificazioni. Nessuno comunque è passato inosservato. Da martedì via anche ai test rapidi, come spiegato dall'ordinanza 46, ma anche oggi i controlli ci sono stati e la conferma ce l'hanno data gli stessi passeggeri. Tra stazioni ferroviarie, caselle autostradali e porti, una traccia di chi rientra da altre regioni o dall'estero c'è sempre. Livorno, dalla Toscana. Come è andata nei vari controlli al porto? Problemi? Sei stato controllato? Come si è svolta la giornata? Allora, alla stazione di Napoli, alla stazione di Roma, alla stazione di Napoli, controlli serratissimi, abbiamo seguito dei percorsi, temperatura, non test rapidi, ma autocertificazione se le sono proprio prese, quindi le abbiamo proprio lasciate, e poi i controlli serrati con la carta d'identità. E anche Aspettavi da molto tempo di poter ritornare sull'isola, sei contento finalmente? tutto il periodo della quarantena, insomma. Senti, quindi poi al porto invece com'è andata? Soltanto temperatura? A porto solo temperatura. Però sono stati sottoposti tutti a Sì, controllo. tutti. Ci Grazie. sono proprio i percorsi per chi arriva. Grazie, grazie. Prego. Tanti ischitani non vedevano l'ora di fare il rientro a casa e di ritornare dalla propria famiglia, anche a patto di fare altri 14 di quarantena. E tra centinaia di passeggeri e numerosi veicoli, in attesa dei controlli, c'era anche il bomber ischitano Ciccio Brienza. Franco, sei contento? Finalmente puoi ritornare a Ischia anche tu. Torno a casa, da una quarantena all'altra, ritornerò a fare la quarantena. Però almeno dopo Però 14 almeno. giorni puoi ritornare a Ischia. Sì, almeno Senti, ci ci sono sono stati i stati. controlli? Com'è andata questo No, viaggio? bene, i controlli efficienti.